Allora, oggi ho avuto la notifica dalla Questura di Roma di un procedimento penale nei confronti del cortometraggio che ho diretto, che si chiama Uno al giorno, titolo riferito al carbone e alle morti presunte in Italia che creano le centrali a carbone, che crea tutto il sistema del carbone per creare energia. Quando ho fatto questo cortometraggio, Greenpeace mi ha fornito dei dati rispetto al carbone, all'energia del carbone, dati che sono già oggetto di una sentenza di tribunale che dice che si possono utilizzare, che a titolo informativo non sono diffamatori, quindi mi sembra, come dire, un combattimento assolutamente inutile da parte dell'Enel con già questi risultati alle spalle. È la prima volta che mi succede, ho fatto i film sul terrorismo, ho fatto i film dentro la Fiat. Con la Fiat, contro la Fiat, non è mai successo nulla. L'Enel si vede che ha molto tempo, molte risorse da investire in questo settore qui, nelle querele, eccetera, piuttosto che nella ricerca per darci la possibilità di avere un'energia pulita.